Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Morgan Trevisan, mi occupo di timelapse, di foto e anche di videoblog. Questo video riguarda l'ultima escursione, almeno quella estiva, che abbiamo fatto io e il Dario, in cui non c'era tanto dislivello. Abbiamo deciso, insomma, di fare questa escursione abbastanza tranquilla, però comunque abbiamo lavorato molto sulla distanza, infatti abbiamo fatto circa 20 km. Dal paese si prende l'indicazione per il lago del Ciul. In quell'inizio abbiamo un percorso sterrato, ok? Quindi nessuna difficoltà. Poi a un certo punto troviamo l'indicazione Frascanete, Lago del Ciul, Pozze Smeraldine e da lì dobbiamo proseguire. Quindi troviamo il vero e proprio sentiero che ci porta appunto in questa diga, questo lago artificiale. Come vedete, ho inserito anche il percorso, la mappa e anche l'altitudine, che comunque è abbastanza irrisoria, perché comunque non ha nessuna difficoltà, ecco. Ecco la mappa, ok. Allora, il percorso è molto semplice. Abbiamo praticamente costeggiato le Pozze Smeraldine, di cui vi consiglio poi a ritorno di fermarvi perché merita veramente di osservare questa acqua di colore appunto verde smeraldo. Da lì praticamente prendiamo il CAI 386, ok, per panoramica Pozze Smeraldine. Proseguendo il cammino, costeggiando comunque sempre le Pozze Smeraldine, a un certo momento ci troviamo un bivio. Noi dobbiamo prendere il CAI 398 che ci porterà dritti praticamente alla diga o lago artificiale, Lago del Ciul. Nel cammino, durante il cammino, tra questo bivio e il lago, troviamo appunto una zona in cui troviamo ruderi di case vecchie e appunto è il borgo Fassanit di sopra. Da qua poi praticamente proseguite e arrivate dritti alla diga, nulla di difficile, insomma, abbastanza semplice. Poi, se volete continuare il cammino, vicino alla diga c'è un tunnel in cui vi porterà poi a fare il giro di tutto il lago, costeggiando appunto il lago. Noi siamo arrivati fino a circa 10 km, poi ci siamo fermati, poi siamo tornati indietro. Per cui abbiamo fatto una ventina di chilometri, ma per chi insomma vuole ancora camminare, può fare tutto il percorso, che comunque è abbastanza lungo. Poi anche più avanti troverete comunque altri ruderi. Godetevi il video. Il percorso, come ho detto, è molto semplice, per cui non serve tante spiegazioni, insomma. E ci vediamo ai prossimi video blog. Ciao! Buongiorno a tutti. Oggi facciamo un'escursione non tanto impegnativa, siamo a Tramonti di Sopra. Andremo praticamente a visitare il lago di Cazul. Sono in compagnia con il Dario. Eccolo lì. Si vede? Sì. E niente, andiamo avanti e vediamo insomma questo lago. Speriamo che ci sia un po' d'acqua perché quest'anno è stata veramente dura, direi. Col discorso che ci sono state pochissime piogge. Niente, proseguiamo il cammino. Abbiamo trovato una piccola cascata, quindi è un buon segno, insomma, magari troveremo acqua anche al lago. Siamo a quota 424 metri, come avevamo detto prima, oggi facciamo un'escursione abbastanza tranquilla, ecco, non abbiamo tanto dislivello, diciamo è quasi una passeggiata.
Bene, abbiamo fatto la passeggiata su Sterrato, adesso prendiamo il sentiero di destra, Lago del Ciol. Siamo a 422 metri di quota. Niente, via. Ecco, vedete quella roccia là? Sembra quasi raffigurato un'aquila. Ecco, siamo arrivati praticamente al punto in cui appunto abbiamo la roccia che sembra raffigurante l'aquila e abbiamo fatto 4 km e 39, siamo a quota 510. Il posto comunque finora è abbastanza tranquillo, il sentiero è battuto, molto, molto largo anche, quindi molto comodo e niente. Proprio secondo me è una bella palestra qui per chi vuole fare trail, perché comunque il percorso è un po' sali scendi, rocce, sterrato, cioè c'è un po' di tutto, insomma, molto bello. Infatti oggi credo che ci sia qualche gara di trail perché è segnalato dalle strisce gialle, ecco qua. Quindi sì, non so se più tardi magari troveremo gente che la squadra, diciamo, che fa trail. E niente, comunque un bel posto. Stiamo passando il borgo Frassaneit di sopra. Abbiamo queste mura di case vecchie. Molto suggestivo comunque. Ecco qua, siamo arrivati alla diga e poi di là abbiamo il lago artificiale. Eccolo là il lago, boh, abbiamo qualcosa, c'è un po' d'acqua. Questa qua è la diga. Ok, adesso noi andiamo praticamente, c'è quel tunnel lì che ci porterà dritti. Praticamente abbiamo percorso il sentiero che costeggia il lago e poi prosegue tutta quella parte là fino ad arrivare là in fondo. Ok,
Là si intravedono anche dei ruderi, ok. Adesso torniamo indietro, abbiamo fatto circa 10 km. Bene, eccoci qua, siamo arrivati alla fine di questa escursione. Io e Dario vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!